Buonasera, terza puntata di A Tutto Campo. Non si è giocato per quanto riguarda l'Arezzo, come noto, con la Juventus Under 23 che aveva chiesto il rinvio. Si giocherà il recupero mercoledì della prossima settimana in notturna. Sarà un tour de force perché l'Arezzo giocherà ogni 3 giorni, a cominciare dalla trasferta di domenica contro la Pergolettese, con il Monza che va a gonfie vele. Diciamo, è la previsione che si sta per il momento rispettando. Ieri vittoria di misura per 1-0 in casa del Como, con rete nel finale di Mosti davanti agli occhi di Berlusconi. Io saluto Stefano Turchi, ben Buonasera. ritrovato. C'è una bella iniziativa del Museo Amaranto mercoledì sera, e saluto Roberto Cucciniello, ben ritrovato. Buonasera a tutti. Eccoci qua. Allora, vogliamo subito con Stefano vedere di che cosa si parla, perché voi ogni tanto ritornate con queste belle iniziative che ci riportano, in questa cosa, anche un passato abbastanza recente, Sì, noi in pratica è del passato che ci occupiamo e per questo per la terza volta si torna a fare una serata con e per il Calcit. Primo anno lo facemmo ricordando l'oro di Arezzo, cioè Sì. l'epoca Terziani, poi abbiamo fatto un'altra annata con la presentazione di quello che sarebbe dovuto essere il museo e ora siamo arrivati alla terza edizione. Quest'anno si va a ricordare i 50 anni della promozione del 69 con Golia presidente e Homero Tognon allenatore. Avremo alcuni reduci di quella promozione come Fabrizio Gudini, Luciano Monticolo e poi c'è Aldo Nardin e il figliolo di Roberto Rossi, che è il figliolo del grande Pinella, e poi anche Alessio Donatello, il cui babbo fece una decina di presenze in quell'annata. Questo è il 68, poi ci sarà invece il saluto a Mario Somma e ai suoi ragazzi, quindi a 15 anni dalla vittoria del campionato, con la presenza del presidente Mancini, che tra l'altro viene premiato nella nostra Hall of Fame. È uno dei premiati insieme a Giorgio Perugia, insieme a Menchino Neri, insieme a Mauro Benvenuto e insieme sì, presidente Pinella Rossi sempre. Quindi è una serata abbastanza movimentata. Oltre a questo, noi abbiamo due premi. Uno è l'Hall of Fame, con il quale verrà consegnata una mattonella con dipinto No, mi il. fa un po' ridere la mattonella, anche Mancini la date, no? Sì, Perché sai che gliela tiravano anche. sì, riguardavo proprio ieri gli articoli, no? Cioè, riseguivo le sue annate e è un personaggio, bisogna dire che è un personaggio. E poi, ecco, con invece il vecchio cuore amaranto verrà premiato il ricordo di Mario D'Ascoli, per noi molto importante perché Mario era il direttore del Tifone e del Boato, che sono stati i giornali con i quali siamo cresciuti tra gli anni 70 e gli anni 80. Poi ci sarà una premiazione a Romano Salvi, che diciamo così è uno storico, era la voce della promozione di Angelillo, era proprio la voce. E dopodiché sarà premiato anche Mario Romanelli, che è uno dei massaggiatori storici, il Nanni Occhini, Nanni, scusa, non Nanni Occhini, Nanni Sarrini come magazziniere. Ora è la seconda volta che oggi faccio L'associazione. l'associazione fra i massaggiatori, un anno per volta li premieremo tutti. E poi c'è soprattutto un'altra persona importante che è Guerrino, la memoria di Guerrino Zampolin. Zampolin non era solo il segretario dell'Arezzo, grazie a suo figlio io ho avuto tante memorie di Zampolin, era cioè una persona da tutti ricordata per la sua capacità, integrità morale e onestà, e è bello ricordarlo. Allora, tu appuntamento da che ora? È al Museo Allora, ci Amaranto, si ritrova al Centro Affari alle no? 7:30, dopodiché alle 8 ci sarà la cena per il Calcit, finita la cena si inizia la serata. Bene, allora appuntamento mercoledì, come Ah, ormai un'altra tradizione, cosa, sì? approfittiamo anche della serata perché noi abbiamo
nostro direttivo, più abbiamo i nostri vicepresidenti, presidente onorario che è Giorgio Perugia, che fra l'altro è premiato, vicepresidenti abbiamo Menchino Neri, premiato anche lui, e Pino Pellicano e Stefano Butti. Ecco, si va a ampliare la collezione, diciamo così, delle figurine dei vicepresidenti, perché entrano a darci una mano anche Andrea Mangoni e Fernando Orsi. Ah, quindi questo è molto bello, no? Certo, sono tutti ex molto apprezzati. Ecco, la premiazione a Mancini è, se vogliamo, Roberto, visto che ovviamente nella parte poi soprattutto finale aveva prevalso, no, l'amarezza, ovviamente, perché da quel finale poi, no, l'Arezzo ha dovuto ricominciare da capo, però è anche vero, come dicono e come dice la storia, insomma, che con la sua presidenza si sono raggiunti dei picchi, ecco, che non sarà facile ripetere. Certo, sì, sono stati 10 anni di alti e bassi, di cose buone, cose negative, e comunque un presidente che è stato 10 anni nel bene e nel male, quindi poi ognuno traccerà le cose, come tutti i presidenti, chi più chi meno, per cui... Tra l'altro è anche una staffetta con il presente, perché è molto presente, appunto, no? Quindi lo vediamo, l'abbiamo visto anche in trasferta a Grosseto, no? Sì, sì, a Grosseto. Quindi questa amicizia con Pieroni lo ha riavvicinato. È stato il suo direttore, sì. Pieroni, quindi è normale. Allora, ieri si è giocato però sugli altri campi, ha fatto sicuramente rumore il secondo passo falso del Siena. Perché ce ne occupiamo? Perché a fine partita Dal Canto, ex allenatore dell'Arezzo, ha citato di sua iniziativa proprio l'Arezzo, cioè ha fatto un paragone tra la forza del Siena e quella delle altre squadre, tra cui l'Arezzo. Sentiamo cosa ha detto. I fischi alla fine ci sono perché probabilmente la piazza ha grandi aspettative, come ce l'abbiamo tutti. Però il calcio non va per queste vie qua. Ora, facciamo così dico una roba bella chiara subito. Se uno va a vedere gli organici, non credo che sulla carta il Siena sia più forte della Carrarese, della Juve o dell'Arezzo o del Monza. Quindi io tutto sta aspettativa scontata che la squadra debba andare in Serie B non la vedo. Se dopo ci riusciremo, tanto di cappello ai giocatori, tanto di cappello alla società che ha costruito una buona squadra, però oggi non è che noi siamo la Juve e incontriamo l'Este e il San Paolo in Serie D. No, siamo tutte squadre di un buon livello, quindi ci sta che con la Carrarese tu possa avere una battuta dal resto. Se l'ambiente non la sopporta, non so cosa farci, dobbiamo sopportarla da soli. Ho fatto 1 milione di partite da giocatore su ambienti ostili anche di casa, quindi non sono preoccupato di quello, sono concentrato sul lavoro che dobbiamo fare, su quello che dobbiamo tentare di migliorare. Altra strada non ce n'ho, se ci facciamo sopraffare l'aspetto ambientale che è ostile nel risultato negativo, nel calcio fa parte anche queste cose qua. Ci abituiamo a sopportare. Allora, abbiamo sentito Dal Canto che dice: non capisco le aspettative che ha questa piazza, non siamo più forti né dell'Arezzo né della, ci ha messo dentro anche la Juventus del 23, la Carrarese, quindi ha detto voglio parlare subito chiaramente, e quindi ha detto non, probabilmente non rimarrò simpatico con queste dichiarazioni, però la cosa è questa, ha detto se qualcuno pensa che è scontato che noi andiamo in Serie B, insomma, ha visto un altro film. Se ci andremo faremo i complimenti ai giocatori, se non ci andremo, come dire, pazienza. Ecco, conoscendolo, nel senso, è un, come dire, un Dal Canto che dopo 2 giornate fa una dichiarazione così, c'è un po' di nervosismo? Non conosco, quindi non ho metri per esprimere giudizi, però insomma, se dice che è inferiore a noi, io mi auguro che abbia ragione. Stefano, tu che dici? Anche visto che in qualche modo Dal Canto ha fatto parte della storia, no? Breve tratto della storia recente, dove lo collegheresti? Nel senso, può essere collocato in qualche modo nel, non dico nel museo, ma insomma, che ricordo gli attribuiamo? Ecco. No, ha fatto parte della storia. Ha fatto una bella annata perché veramente ci siamo divertiti. Io penso che erano anni che non ci si divertiva come l'anno scorso, cioè un'annata diversa dalla grande galoppata del generale, no? Vissuta con più serenità. L'altra è stata una cavalcata
che forse nella storia rimarrà di più, cioè anche senza forze, perché dal vedere la morte a 5 centimetri e arrivare a una salvezza sul campo, penso che equivale a un'annata, a una promozione. L'anno scorso si è vissuto una bella stagione, ognuno poi nella vita, io dico che è libero di fare le proprie scelte, lui è andato a Siena, io non c'ho niente da recriminare perché ognuno dentro di noi ha i propri pensieri. Io eviterei i dualismi, noi pensiamo con tranquillità alla nostra stagione, se lui pensa a noi è un problema suo, cioè noi bisogna basarsi sulla forza dell'Arezzo, sperando che l'Arezzo faccia un bel campionato, da lì in poi punto. Cioè, Alessandro è l'allenatore del Siena, se la deve vedere con i tifosi del Siena, non certo con noi. Ci fermiamo un attimo e torniamo subito. Eccoci tornati. Allora, la settimana scorsa c'è stato la chiusura del mercato con l'arrivo di Gori, un attaccante a lungo inseguito. Vediamo questa scheda e poi ne parliamo. Si chiude con l'arrivo dell'attaccante Gabriele Gori in prestito dalla Fiorentina il calciomercato dell'Arezzo. Arriva dunque un centravanti vero, forte fisicamente, mancino di piede e che nello scorso campionato ha messo a segno 3 gol su 6 presenze in Serie B con la maglia del Livorno. Classe 1999, era cresciuto calcisticamente nelle giovanili della Sestese, poi nel 2010 viene notato da alcuni osservatori della Fiorentina nel corso di alcuni tornei giovanili. Passa così alla Fiorentina, dove fa la trafila tra le varie squadre viola, fino ad arrivare alla Primavera, dove mette a segno diverse reti. Nel luglio dello scorso anno è passato in prestito al Foggia con l'esordio il 5 agosto durante il match di Coppa Italia, andando anche a segno nella sconfitta per 3-1 contro il Catania. Nel gennaio 2019 il prestito al Livorno, dove il 30 marzo al debutto con la maglia labronica segna la sua prima rete da professionista in Serie B nella partita persa in trasferta dal Livorno 3-1 contro il Perugia. Il 22 aprile scorso segna una doppietta, la sua prima della carriera, nell'incontro in trasferta pareggiato 2-2 contro il Foggia della sua ex squadra. Nell'agosto 2018 Gori ha debuttato anche nella nazionale Under 20 italiana, dove successivamente ha preso parte al campionato mondiale di calcio Under 20 di quest'anno. Con la maglia dell'Under 20 ha segnato al San Marino, con il Giappone e con l'Ecuador. A lungo cercato dall'Arezzo, Gori confidava probabilmente di poter trovare spazio in Serie B. Ha bisogno di giocare con continuità e di mettersi in mostra, e l'Arezzo potrebbe essere la piazza che fa davvero al caso suo. Un attaccante, diciamo che la sua storia ovviamente ancora deve esplodere definitivamente, però è un giocatore, ecco, anche il presidente dell'associazione dei direttori sportivi ha fatto i complimenti a Pieroni, ha detto che è stato il colpo dell'ultimo giorno di mercato. Chiedo a Roberto se è soddisfatto anche da tifoso di come si è concluso il mercato. Gori è assolutamente un giocatore veramente forte, forte, forte. Io ho visto qualche allenamento e basta andare a vedere gli allenamenti perché ti rendi conto che veramente ha dei mezzi stratosferici. Io spero che riesca a dimostrarli e a dimostrare il suo valore, perché è veramente un giocatore molto, molto forte e molto interessante. Credo che se riesce a stare con la testa sul pezzo ci fa togliere grosse soddisfazioni e si toglierà lui grosse soddisfazioni, perché ha dei mezzi tecnici veramente impressionanti. È la risposta anche a quello che si è visto, al di là che ancora l'Arezzo a Grosseto con la Pianese era ovviamente incompleto perché c'è una sfilza di giocatori che ora saranno disponibili e che non c'erano appunto in quella trasferta, però lì era stato abbastanza palese, no, che mancava quel io lì, guarda, sinceramente diciamo che ancora si parlava di calcio d'agosto, per cui secondo me potremmo dare un giudizio definitivo fra 4-5 partite per capire se quello lì è stato un incidente di percorso oppure c'è qualcosa, però obiettivamente mancavano tanti giocatori, ma tanti veramente, per cui
diciamo che Di Donato non aveva neanche la possibilità di poter cambiare l'inerzia della partita. Poi io ero presente, era un caldo clamoroso, cioè stavo male io, sì, ed ero a sedere, cioè, quindi veramente secondo me quella lì è stata una partita un po' sui generis. Abbiamo preso gol dopo due minuti, si sono messi a 5 dietro e con quel caldo lì, buonanotte, cioè, vuol dire. Però comunque, ecco, secondo me dobbiamo ancora vedere, perché chiaramente non abbiamo visto all'opera tantissimi giocatori, che credo che sicuramente un altro giocatore che secondo me è stato un bellissimo acquisto è Nolan, perché secondo me è un giocatore forte, un giocatore giovane di buonissima prospettiva, e secondo me serviva un altro centrale, perché non sappiamo Burzigotti, insomma, che come certo le sue condizioni, esatto. Sì, un'alternativa, sì, esatto. Effettivamente ci voleva a Borghini, Baldan. Tra l'altro, Stefano, la cosa è molto ampia, nel senso che praticamente ci sono varie alternative in questo momento in ogni reparto, sostanzialmente, anche in porta, perché poi c'è abbiamo visto con la Roma che c'è anche Daga, che Daga è un ottimo, cioè poi è un ragazzo che aveva già fatto parlare di sé, no? In modo piuttosto importante. Sai, una rosa ampia serve perché qui alla fine non sai mai come butta, facendo tutti i scongiuri possibili e immaginabili, a livello di infortuni, squalifiche. Quindi deve essere chiaramente bravo l'allenatore, che è quello che ha il compito di gestire il tutto, però meglio avere in più che non arrivare corti. In questo per me tanta fiducia al direttore, perché sa fare veramente il suo lavoro, e questo secondo me ci fa stare sereni su quello che i ragazzi possono dare. Si è visto la riprova di Butic, che a Cesena sta facendo faville, da noi è arrivato in condizioni precarie. Il Butic che si è visto noi non è il Butic, è un'altra riprova che il direttore ci aveva visto, sì, giusto. Intanto ha avuto anche quell'infortunio, mi pare, no? Ricordare che ha avuto anche un infortunio, certo. Non è stato poi utilizzato, poi probabilmente perché non era in forma. In modo, no, anche continuo. Sì, perché è riuscito a entrare un quarto d'ora, qualche scampolo alla fine dei playoff, però il giocatore che sicuramente vale. Anche lì poi l'immagine, insomma, parlavano chiaro come per gol, insomma, se uno va a vedere quello che faceva nelle giovanili. Ma aveva fatto il fracello. Anche gol molto belli, insomma. Di Gori ne parlano tutti, sì, in maniera entusiasta. Quello che è che lui deve capire che questo è un momento decisivo per la carriera, perché può essere l'annata che ti lancia definitivamente verso il calcio delle serie maggiori, quindi speriamo per lui e per noi che colga l'occasione al volo. Probabilmente lui aspettava, come tanti, no, in quella situazione, certo, la chiamata dalla Serie B, che non è lecito. Male, sì, che uno ambisca. Anzi, sempre a me. È bene che uno sia ambizioso. Certo, e quindi speriamo che questa ambizione... Insomma, adesso... La rosa ampia ci serve anche ora, cioè qua 4 partite in 10 giorni. Sì. Si potrà rifiatare qualcuno. Eh sì, e poi ci sarà la Coppa, perché poi anche la Coppa andrebbe valutata anche per la possibilità che dà, no? Se non cambiano i regolamenti, perché qui ancora non si sa bene come tutti gli anni. Dovremmo giocare contro la vincente di... Anche del Siena, però. Sì, anche del Siena. Pontedera, se non, sì, sbaglio. Siena, ecco, Pontedera. Quindi vedremo, perché fino all'anno scorso, no, vincere la Coppa Italia vuol dire saltare dei turni, dei playoff. Aveva anche una valenza, esatto, importante. Esatto. Poi quest'anno c'erano l'ipotesi di togliere, no, di riportare i playoff, diciamo, ridurre i posti. Io credo però la formula, tra le tante cose nuove, ti dispiace di questa formula, che a me sembra anche carina, vincente. Ma senti, ci sono i pro e i contro. Di sicuro almeno le squadre giocano quasi tutte fino alla fine, perché questo era quello che si, sì, voleva evitare. Esatto. Perché chiaramente se fino alla decima mi fai andare nei playoff e poi c'ho i playoff, cioè praticamente le squadre se la devono giocare tutta, cioè evitare di vedere quelle partite buttate lì, che falsano poi, no? Perché obiettivamente falsano, perché tu a incontrare una squadra a metà, certo, girone, a incontrarla a 2-3 partite alla fine quando ha già smobilizzato, cioè ti cambia la stagione, cioè vuol dire c'è anche chi fa
chi fa degli investimenti per raggiungere gli obiettivi non è giusto, quindi tutto sommato. Sì, esatto, esatto. Allora, e poi magari anche l'annata che so, parti con 1000 aspettative, magari ti ritrovi settimo, ottavo, ti permette comunque magari di poter recuperare, esatto. Invece no, se no è un'annata quando persa. Siamo tornati in C1, eravamo arrivati quinti, Sì. Eravamo arrivati quinti, Con Ezzolino? No, in C1 parlo... L'altra volta? Con Serze. Certo. Sentiamo Agnello Cutolo che ha parlato in questi giorni, nel dopo la partitella di sabato, sentiamolo. Io sono dell'idea sempre che mi piacerebbe sempre giocare subito, soprattutto dopo una sconfitta, però purtroppo non è stato così, ma comunque ecco, abbiamo approfittato per continuare a lavorare, e anche in virtù che c'erano dei giocatori nuovi da inserire nel nostro gruppo, e quindi questo ha fatto sì che ci conoscessimo meglio, e anche, è stato anche un bene per il mister per farli inserire nel gruppo. Però ecco, abbiamo lavorato comunque in direzione pergolettese, che il nostro obiettivo è dalla prossima settimana. Io dico che la sana competizione fa sempre bene, e ritengo che sia giusto così. Siamo un reparto ben assortito, con ottimi calciatori, giovani veramente di grandissima prospettiva, e questo deve essere una motivazione per noi, una motivazione in più per mettere in difficoltà l'allenatore, perché ecco, penso che siamo abbastanza coperti in tutti i reparti, e questo deve far sì per alzare il livello, per creare competizione sana all'interno del nostro gruppo, perché il campionato è lungo e di sicuro ognuno di noi potrà dare il suo contributo per il proseguo del campionato. Noi, al di là della neopromossa o meno, comunque non è che stiamo a guardare che di neopromossi in questo, noi è la pergolettese, poi che arrivi dalla D, questo deve passare in secondo piano, perché nel senso che noi dobbiamo prepararla come se fosse la partita della vita, perché noi abbiamo da fare un campionato importante, e di sicuro affronteremo una squadra forte, perché nel nostro girone, nel nostro campionato sono anche ben attrezzati, quindi non sarà facile, però ecco, io ritengo che noi abbiamo tutte le carte in regola per andare a cercare di tirare fuori il massimo su qualsiasi campo. Io sono uno di quelli che stamattina ha presenziato insieme a gran parte dei miei compagni con la società, e ecco, mi ha colpito le parole del Vescovo, che veramente ha esaltato quanto sia stato importante sia dal punto di vista sportivo, ma proprio nella città, come cittadino aretino, perché veramente penso che sia stata una persona dove si è stato sempre generoso nella sua vita. Noi ci stringiamo intorno alla famiglia Butali, e ci dispiace, perché veramente la famiglia è sempre presente, ha dato sempre il proprio supporto alla città e all'Arezzo in particolare, quindi ci associamo al dolore della famiglia. Mi piace, perché comunque abbiamo giocatori con queste caratteristiche, il mister sta cercando di lavorare su questo, perché sono poi i giocatori che fanno i moduli, quindi ritengo che, siccome il mister è una persona molto molto intelligente, sta cercando di sfruttare al massimo il potenziale offensivo che ha a disposizione. La sua, diciamo, sua filosofia è la velocità e la verticalizzazione. Ecco, i giovani, come, quando vengono sollecitati, come rispondi? No, ma i giovani qui si sta creando di nuovo un gruppo di grande lavoro e di grande sacrificio, e questo dobbiamo farlo, dobbiamo crescere più in fretta possibile per far sì che agevoliamo il mister in queste scelte, e quindi penso che alla lunga potremmo fare un campionato veramente importante, perché i giovani sono bravi, danno grande disponibilità, e il mister poi saprà scegliere il meglio in funzione di ogni partita. E la tua posizione da attaccante centrale? Ma io ho sempre fatto, perché sono sempre nei due, non è attaccante centrale o esterno, giochiamo a due punte, e quindi ritengo che sia il mio ruolo naturale in questi ultimi anni di carriera.
Eccoci tornati. Allora, volevo chiedere a Roberto, abbiamo parlato della parte, diciamo, sportiva, ci sono state, insomma, in questi mesi tante cose, tra cui l'uscita, di Anselmi, che adesso non è inutile stare a riparlarne, però c'è stata nei mesi scorsi anche la tua uscita, no, dal vecchio CDA. Vogliamo, se ti va, anche, ecco, rispiegare quali sono stati i motivi che vi hanno portato a questa decisione? Ma la decisione era nata dal fatto che praticamente era un CDA che non funzionava nel senso più buono del termine, nel senso che poi comunque sia le decisioni venivano prese in altre sedi e decideva il presidente, per cui abbiamo deciso di dargli la veste che doveva avere e quindi avendo lui la maggioranza del 79, ora del 99% l'abbiamo lasciato perché è stata una, diciamo, una riflessione che abbiamo fatto se molto serenamente, per cui abbiamo ristabilito quello che era effettivamente la cosa. Abbiamo visto che non poteva funzionare e quindi abbiamo preferito che, dato che le decisioni venivano prese, che era giusto legittimarle proprio nel vero senso della parola, con un amministratore unico e con la sua ampia libertà di poter decidere, che Decidere. senza poi doversi ritrovare a dire ma però non me l'avevi detto, avevamo deciso diversamente, per cui erano tutte dinamiche che secondo me avevano solamente contribuito un po' a rendere difficili i rapporti, tanto che infatti quando c'è stata quella uscita anche i rapporti tra Anselmi, che poi è definitivamente uscito, si sono anche rasserenati, ecco, per Eh sì, ma ho cui visto anche allo stadio che si sono sì, ripristi, eccetera. no, niente di che, Si tutto è qua. parlato, no, e lo stesso presidente più volte, no, ha parlato di possibili ingressi. Voi avete avuto qualche notizia, nel senso, né con No, nessuna? sotto questo aspetto no, ma magari saranno ancora contatti in divenire, per cui prima che si debbano formalizzare, chiaramente credo che ancora. Non lo so, io Sì, poi sì, parlo, sì, sì, però sì. ecco, noi non abbiamo avuto notizie di cose concrete. Quindi ancora probabilmente lo stesso, poi Piegoni al telefono con noi 2 settimane fa ci ha detto che comunque si parlava di, non di, perché a un certo punto sembrava si parlasse addirittura di proprio di un passaggio di mano quasi totale, invece Piegoni ha detto comunque la cava in ogni caso Sì, rimane. rimarrebbe, Sì. quindi anche questo, insomma, è interessante. Dal punto di vista della, diciamo, di quelli che sono i progetti, che cosa ne pensi dal punto di vista, insomma, della progettualità, al di là della singola stagione? No, guarda, questo sinceramente è passata l'estate e abbiamo un calendario, credo nei prossimi giorni, che ci sia un'assemblea dei soci in cui verrà illustrato un attimino quello che è il budget e la programmazione anche da un punto di vista economico-finanziario, sicché per ora ancora non ci siamo confrontati, ma a ridosso di agosto non era possibile vedersi perché. E per cui credo che nei prossimi giorni, insomma, verrà affrontata questa tematica, perché giustamente anche noi nel nostro piccolo 1% dobbiamo sapere dove dobbiamo andare. Insomma, anche l'anno scorso è stato abbastanza impegnativo e per cui speriamo che quest'anno sia un pochino meno impegnativo, ecco, Anche perché si parla spesso di il mercato, no, a zero, chiaramente poi i costi Vabbè, incidono, però devo poi, diciamo, dire, ragazzi, per mettere gli su una stipendi, squadra, insomma. per mettere su una squadra degna in Lega Pro, i costi sono quelli che sono. Poi dopo bisogna anche un attimino vedere poi tutti gli altri costi di gestione, perché non sono secondari, cioè voglio dire, c'è le trasferte, c'è i ritiri, c'è la manutenzione al campo e tante altre piccole cose, per cui dopo è chiaro che purtroppo essere ci costa tanto. È un bagno, non dico un Per bagno di cui sangue, ma la speranza è che di tutti questi giovani qualcuno possa portarci un po' di sollievo alle casse sociali, perché se no con la veramente. valorizzazione, no, con i minutaggi, No, 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 certo, ma più che altro per, cioè, al di là di minutaggi, valorizzazione, queste cose qui, l'importante è che qualche giocatore si faccia vedere, possa per poi poi essere. essere venduto, tanto questo qui purtroppo è quello che devono fare le squadre come Arezzo, insomma. A meno che Arezzo non nasca un Berlusconi, allora Sì,
Alziamo le mani. Però fin qui di Berlusconi non è che non se ne sono mai visti, no? No, no, no. Quindi staremo un po' quello che è successo al di là delle cifre, no? Che magari qualcuno, non lo so, si aspettava di più, però con Basi Tebuglio praticamente comunque è stata una plusvalenza, nel senso No, cioè, sono comunque plusvalenze, magari si poteva aspettare qualcosina in più visto le cifre di cui si parlava a gennaio, ma poi probabilmente il mercato è un po' sempre più in contrazione, per cui comunque sono sempre giocatori che l'Arezzo non ha pagato un euro e che è riuscito a monetizzare. Certo, era meglio monetizzare un po' di più, però sai, il girone di ritorno dei due non è stato esaltante come l'andata, quindi probabilmente anche quello un pochino ha contribuito, quindi certo. queste sono le gioie e dolori del calcio, no? Sì. Purtroppo così. Chiedo a Stefano, è un presidente, no, che lo vediamo poi allo stadio, soprattutto molto, no, viscerale, questo penso che piaccia ai tifosi, no? Anche questo andare sotto la curva. Piagoni dice no, non dobbiamo farlo stancare, perché se lui dice, ce l'ha detto anche al telefono la settimana fa, se si dovesse stancare lui ci sarebbero grossi problemi per l'Arezzo nel fare calcio, che è un po' la stessa cosa che si diceva, no? Per tanti anni di Mancini, di tutti i presidenti, diciamo questo. Sì, la piazza d'Arezzo è una piazza strana, è una piazza dove non ci si accontenta mai di niente, e invece bisognerebbe fare un attimino il punto della situazione, perché o si trova gente disposta, no, a chiacchiere, perché a chiacchiere se ne sente a cianfo, con le chiacchiere non si va lontano. E allora invece di attaccare, perché questi attacchi continuano, si sentono nei bar, li senti in varie situazioni, invece di attaccare la società bisognerebbe che qualcuno si facesse avanti per aiutarlo, non per attaccarlo. Se la cava veramente si stanca, sono dolori. Poi non si può dire io l'avevo detto, è la cosa più antipatica della faccia della terra, perché o porti avanti qualcuno che veramente è in grado di sostituirlo. Cioè, tirare avanti da solo una società in Serie C, dove è una rimessa enorme, quello che diceva Roberto prima, non è un boccone da ghiotti. Lo puoi fare un anno, lo puoi fare due. Al terzo cominci a aver fatica, soprattutto secondo se me. Soprattutto se hai ambizione, no? Se lo fai così, sì, come lo fa, capito, in modo del tutto sano, per dire il punto di ero, altre società che mai non hanno la pressione che devono andare chissà dove, no? Allora te la cavi, in qualche modo te la cavi. Però quello che poi diceva Roberto è sacro, perché le spese, cioè io torno a ripetere che parecchia colpa ce l'ha anche la Lega, cioè ti fa fare trasferte che sono trasferte da Serie B come distanze. Una volta c'erano i tre gironi, vuole male che vada, c'avevi la Sardegna, no? Che poi a tempi dei tempi, quando vi parlo negli anni 60-50, c'era per esempio la Torres e l'Olbia, andavano in Sardegna, ci stavano una settimana e affrontavano tutte e due. E quindi le spese sotto certi aspetti si dimezzavano, no? Oggi ti ritrovi a andare al nord, ora non al sud, però trasferte che comunque ti impegnano. Così, quando tu ce n'avresti in Emilia, ce n'avevi nelle Marche. Ma è un mistero, perché non è in questo girone del Cesino. Cioè, io non capisco perché non si fa nord, centro e sud. Come era sempre stato, e quindi anche i costi sarebbero molto inferiori a quelli di adesso. Oggi è una B dove c'hai i costi, non dico a livello di giocatori, perché, però a livello di logistica hai gli stessi costi col fatto che non hai le entrate. Quindi la nostra società, poi, visto che poi Arezzo parecchi chiacchierini ci sono, io ce l'ho a morto, sono nato Arezzo, aretino, però c'è parecchi chiacchierini che poi se li vai a tastare spariscono. Perché io farei, fallo. Andate allora dalla cava, dite io, noi siamo un gruppo, ci sa questa potenzialità, secondo me non li manda via. Invece si chiacchiera, ma finisce lì. E la mia paura grossa è di perdere, io non,
Tornare in B prima di la vecchiaia sarebbe il mio sogno, va bene. No, no. Io sono un altro di sogno. Per me, io mi fermo prima. Ma io invece io mi fermo prima. C'è stato cani e porci. Lo so, Roby, lo so. Ma proprio perché cani e porci hanno trovato qualcuno che gli ha... Noi si riesce a trovarne uno. Pensare ci sarebbero le possibilità, no? Non gliene frega niente, si torna lì. Sì, no, però secondo me la Serie C deve fare un ragionamento anche un pochino più complesso. Si parlava tanto del famoso semiprofessionismo, sì, devono defiscalizzare il costo, il costo dei giocatori, perché se no veramente è una tomba, cioè veramente, perché se non si riesce lì, perché lì no, il grosso, cioè devi riuscire a defiscalizzare, facciamo una quota che sia esente, in cui i giocatori non pagano IRPEF, non pagano contributi, però insomma in qualche modo, io capisco che in Italia cioè, siamo anche messi non tanto bene dal punto di vista economico, però io credo che se vogliamo far sopravvivere la Lega Pro, qualcosa vada fatto, visto che Ghirelli, Gravina, eccetera, eccetera, si sono riproposti di dare questa nuova, e bisogna che un attimino ci lavorino anche lì, perché ce n'è assolutamente bisogno. Speriamo che, oltre che lì di parole se ne sente tante, no? Tutti gli anni alle presentazioni dei campionati, grandi novità, poi a parte qualche novità così di facciata, sì, no, ma... cose poi tangibili. Cerchiamo di remare tutti dalla stessa parte, di vivere un campionato in maniera tranquilla. E divertente. E divertente, sì, no, quello è... Anche perché con questo modulo, diciamo, il divertimento non dovrebbe mancare, no? In un senso o nell'altro. Allora, mercoledì ad Arezzo Fiere, la cena per il calcio e questa serata del Museo Amaranto. Pensavo che anche l'anno prossimo sono 10 anni del comitato, se non ricordo male. 2010, sì. Prossimo anno. Sono già passati 10 anni. Sì. La famosa estate, la marcia. Mamma mia. Sì, momenti, sì. Prima drammatici, le riunioni. Sì, no? Certo. Infatti il prossimo anno sono 10 anni precisi. Quindi il 2020 già come millesimo, tanto ci stiamo pensando, qualcosa faremo ovviamente per i 10 anni. Grazie a Roberto Cucignani, grazie a voi, grazie a Stefano Turchi, ci vediamo lunedì prossimo.